Ciao amiche e amici dalla vostra Gattaluna. Spero che stiate bene, che abbiate cercato di fare quello che vi fa stare meglio o addirittura bene. Spero che la luce e il sonoro siano insomma decenti, speriamo. Se no pazienza, conto sulla vostra indulgenza. Oggi faccio un video abbastanza, importante per me, non semplicissimo, per il quale mi sono dovuta preparare. Infatti ho qui davanti una bella montagna di libri e anche di quaderni dove sono i miei diari di lettura. Sono stata taggata dalla cara Melania Costantino, che ringrazio naturalmente per la stima e la fiducia. Vediamo se questa stima e questa fiducia resisteranno alla visione di questo video. Il tag, come dicono quelli bravi, o tag, come dico io, non l'ha ideato Melania, ma un'altra ragazza che si chiama Martina, del canale Ima and the Books, che io non conoscevo, scusa Martina. Io mi sono mossa in questo modo. Prima ho visto il video di Melania, poi ho fatto il primo passo per fare il tag, che consiste in questo. Bisogna individuare, ricordarsi, scegliere o quant'altro, 7 dipinti, opere d'arte forse anche, in senso un po' più lato, che vi sono rimaste nel cuore, che vi sono rimaste in mente, eccetera, eccetera, eccetera. E bisogna associarle liberamente a dei libri. Ora, operazione non semplicissima secondo me, anzi a mio parere è una bella sfida. Dopo aver scelto le opere che ho ripescato su dei vecchi libri di storia dell'arte che ho in casa, che abbiamo in casa, innanzitutto è stato difficilissimo scegliere le opere. Io ne ho scelte grossolanamente una ventina, dopo un po' ne ho tolte alcune, però almeno questa è la mia proposta, è così che ho attuato questo tag. Ne ho scelte più di 7 e poi le ho aggregate, insomma, ci ho provato, vediamo, insomma, ho un po' sperimentato, anche perché la cosa che mi è piaciuta molto è il nome di questo tag, non l'abbiamo ancora detto, che si chiama Book and Art, a very free tag. Quindi su questo free ho detto, vabbè, posso anche sceglierne più di 7 e associarle comunque a dei libri. Quindi dicevo, prima le opere d'arte, poi aggregandole un pochino le ho associate a dei libri. Le associazioni vi sembreranno bizzarre, in qualche caso forse lo sono. Il mio compito sarà quello di cercare di giustificarmi. Voilà. Va bene, quindi prima ho scelto le opere d'arte, poi le associate a dei libri. Per ricordarmi un po' di più il contenuto dei libri sono andata sui miei diari di lettura. Chi fosse interessato, sul canale c'è un videuzzo in cui spiego quali sono i miei diari di lettura, video che a mia volta, per fare il quale, ho preso ispirazione da un'altra, da una youtuber, altra, ma io non sono una youtuber, sia chiaro, m'arrangio, mi diverto, che è Selvaggia Sostegni, ma in questo momento non c'entra nulla. Il diario di lettura è solo un appoggio che abbiamo appunto ideato, ho ideato e molti hanno ideato per registrare quello che leggono. Quindi 7 dipinti del cuore da cui si parte per questo Book and Art, a very free tag. Procediamo. Stavo per starnutire. Vabbè, tanto c'è lo schermo, non rischiate nulla. Allora, vediamo un pochino che cosa abbiamo combinato. Guai grossi. Allora, io ho utilizzato appunto dei libri di storia dell'arte che avevo in casa. Il glorioso Giulio Carlo Argane, edito. Mamma, questa casa editrice. Che casa editrice è? Chi se lo ricorda? Giunti forse. No, Sansoni, scusa, editrice Sansoni. E che è quella addirittura che ho usato io nel 1920, quando ho fatto
il liceo. E poi mi sono anche appoggiata, questo è molto più recente, in quest'altro volume, sempre di storia dell'arte, Itinerario nell'arte di Zanichelli, di Giorgio Cricco e Francesco Paolo di Teodoro, che è quello su cui hanno studiato invece i miei figli, quindi molto più recentemente, roba di 30 anni in meno. Allora, partiamo. Va bene. Parto da questa opera d'arte. Molte sono arcinote, ve lo dico, mi sono aiutata con dei post-it. Questo è di Piero della Francesca, Madonna col bambino, Santi Angeli e il Duca di Montefeltro, che si trova, credo tuttora, io comunque l'ho visto a Brera, a Milano. Questa è l'opera arcinota, spero non ci sia troppo riflesso, no? È quella famosissima dove sulla testa della Madonna penzola un ovetto, un uovo, forse simbolo di vita, di completezza, di perfezione, non lo so. Non azzarderei troppi significati, qui c'è il bimbo che ti chiedi come fa a stare in equilibrio. Vabbè, sappiamo che era un bimbo piuttosto in gamba e qui c'è Federico di Montefeltro in rispettoso atteggiamento di devozione. Questo è uno e per me l'ho messo assieme con quest'altra opera, ce la possiamo fare tranquilli, che niente meno che Mantegna, qui caliamo gli assi e ve lo dico, niente meno che Mantegna, questo meraviglioso quadro che è, anche questo è a Brera, questo l'ho rivisto recentemente, anche l'altro, e Cristo è morto, eccolo qua. Impossibile che non venga in mente il Cristo velato che si trova a Napoli, anche se è una scultura, però diciamo ricorda, evoca, diciamo, no? Naturalmente questa è un'opera precedente, insomma, non sto paragonando, ci mancherebbe. Opera suggestiva, molto bella, questa inquadratura di una novità incredibile. Ok, Mantegna, adesso direte, ma questa, tutta sta roba che lo associa? Calma un attimo. Terza opera, che quindi ho fatto questa tripletta, e niente poco di meno che, qui non caliamo l'asso, ma forse qualcosa di più, che è il Cenacolo di Leonardo da Vinci. La foto è un po' stinta, ma tanto è stinto anche l'affresco, quindi. Questo si trova nel refettorio di Santa Maria delle Grazie a Milano. Anche questo l'ho visto con colpevolissimo ritardo, nel senso che l'ho visto che erano già gli anni 2010, quindi ero parecchio in ritardo, avendo vissuto a Milano, eccetera, eccetera. Quindi, però non l'avevo mai visto, non ero mai riuscita a vederlo, eccetera. Comunque anche tuttora, adesso non so recentissimamente, comunque bisognava, è ovvio, prenotarsi, eccetera. Comunque sono riuscita a vederlo. A che cosa ho associato sti tre popò di capolavori pazzeschi che vi ho appena appena allegramente snocciolato? Allora, niente popò di meno che metto assieme Piero della Francesca, Mantegna e il nostro Leo, detto affettuosamente, Leonardo, con un altro gigante in campo invece letterario, che è Cos'è Saramago? E il libro è niente poco di meno che La Caverna, edizione Einaudi. Dice Paola, ma perché? Vediamo se riesco a motivarlo. Allora, innanzitutto direi la grandiosità e la perfezione, oserei dire, la magnificenza, l'emozione che ti procurano queste opere, forse è la stessa che per me, ovviamente opinione personalissima, la stessa grandezza, magnificenza ed emozione che mi procuravano gli scritti di Cos'è Saramago, scrittore che amo, oserei dire, follemente. Purtroppo ha lasciato questo mondo non tantissimo tempo fa.
Evidentemente ha raggiunto il suo tempo, ha avuto una lunga vita e ha scritto tantissimo. Cos'è la caverna? Ricordavo ovviamente un pochino il contenuto e sicuramente l'emozione che questo libro procura. Sono andata a vedere i miei appunti e se la cosa può essere interessante, li leggo. Era il mio pensiero di allora, l'ho letto nel febbraio del 2001, quindi insomma stiamo parlando sempre di 20 anni fa. Scusate la porta. Stavamo dicendo, potrebbe essere utile leggerlo, tanto no, qua non c'è contraddittorio, decido io. Con questo libro che ho sentito citare in un quiz televisivo, modestamente ho il mio background culturale da paura, ho conosciuto Saramago. Un po' mi vergogno, però ho ritenuto onesto leggervelo integralmente. È una storia questa della caverna. A mia giustificazione devo dire però che sono partita da un quiz televisivo, però poi ho letto praticamente tutto di Saramago negli anni. Con questo libro che ho sentito citare, e lasciamo perdere dove, è una storia collocata in un tempo indefinito. È un libro, come spesso quelli di Saramago, pur contenendo anche dell'ironia, hanno un contenuto di angoscia, insomma io consiglio di leggerlo quando siete un po' frizzicorini, se siete depressi, non lo so, se avete momenti di tristezza non saprei. Comunque a me piace, io l'ho letto anche quando ero tristissima. Quindi è una storia collocata in un tempo indefinito dove un potere dittatoriale ma sottile costringe le persone a vivere in una sorta di enorme baraccone, era una specie di centro commerciale, oserei dire, un formicaio, e i nostri protagonisti sono un padre anziano ma ancora forte e una figlia ed il proprio marito, costretti a sopravvivere in questa amara e dura realtà. Non possono più vivere nella loro casetta di campagna autonoma, che era meravigliosa, e il padre con la figlia cercheranno, finché sarà possibile, di reagire dall'interno del regime contro lo stesso, finché non scoveranno nel complesso commerciale una caverna che richiama chiaramente la caverna di Platone, dove l'essere umano capisce la verità e svela tutto l'orrore di quello che stanno vivendo. Fuggiranno verso la libertà o forse verso l'avventura o verso un rischio mortale? Non lo sapremo, comunque, anche perché non sono previsti sequel, io ve lo dico. E quindi questo è il libro che io associo, per i motivi che ho cercato di spiegare, però, a queste grandiose opere di cui abbiamo appena parlato. Poi veniamo al secondo gruppettino di... Sì, scusate, non è semplicissimo. Allora, sì, ci siamo. Poi abbiamo ricordato e ripescato la... Anche qui noi caliamo assi qui. La tempesta di Giorgione, misteriosissimo quadro dove c'è questa donna ignuda che allatta ma pudicamente copre parzialmente il seno, che tu dici, ma se sei nuda, vabbè, fa niente. In questo contesto campestre, però con una città turrita sullo sfondo e un fiume con un ponte, e dove c'è anche un giovine che la ignora completamente. Misteriosissimo quadro e su cui appunto i critici si sono accapigliati, ma che io ho trovato, e questo si trova, ve lo dico, a Venezia, nell'Accademia, l'ho visto di persona, personalmente, come dice Camilleri, è un quadro emozionante. E l'altra opera, questo non è un quadro ma è una scultura, ma penso che si possa fare, ed è di Bernini, Apollo e Daphne, che si trova a Roma alla Galleria Borghese, questo complesso scultoreo dove appunto Apollo insegue Daphne, lei viene trasformata, mi sembra, in alloro perché vuole sfuggire, pur essendo lui un bel figliolo, evidentemente lei non era interessata, adesso stellina,
Non è che Apollo può pensare di piacere a tutte. Ecco, a che cosa l'abbiamo associato questa cosa qua? Telefono. È una giornata tranquilla. Scusate, speriamo che adesso non chiami più nessuno. Allora, dicevamo, a chi abbiamo associato niente meno che Giorgione con la sua tempesta e Apollo e Dafne di Bernini. Ricordavo più, stavo dicendo Borghese, ma Borghese è il posto dov'è. Allora, a cosa l'abbiamo associato? Penso di sconvolgervi dicendo che l'ho associato a questo libro, secondo me stupendo, che è Norwegian Wood, detto anche Tokyo Blues di Murakami. Se non l'avete letto, no, ma cosa fate qua? Allora, è bellissimo, il titolo echeggia una canzone dei Beatles, non notissima secondo me, però fa niente, Tokyo Blues, non so, che è il sottotitolo, credo abbia dato anche il nome a un gruppo musicale giapponese, però magari mi sbaglio, ma non importa. Libro, storia affascinante, Japan Style, meraviglioso, io adoro gli scrittori giapponesi, secondo me. Ma che cosa ho scritto nel lontano, vi dico anche quando l'ho letto, nel lontano agosto del 2015, bene, neanche tantissimo tempo fa, cosa mi ero appuntata? Un po' Giovane Holden di Salinger, un po' Montagna Incantata di Thomas Mann, questo meraviglioso romanzo, che è un po', se volete, anche una educazione sentimentale. Scritto tra Grecia, Sicilia e periferia romana, è denso di giapponesità. Un giovane universitario narra in prima persona la sua vita e i suoi amori. Un libro meraviglioso. Dice, ma che c'entra? Perché secondo me è denso di passione e anche di passione erotica, come quelle due opere che abbiamo appena visto di Giorgione e dell'amico Bernini, no? Amico nel senso amico, per modo di dire, amico mio, ecco. Opera che ho visto da vicino e mozza il fiato per la sua bellezza. E questo, siamo solo la seconda, lo so. Poi, terzo gruppetto di opere. Calma, ce la possiamo fare. Terzo gruppetto di opere, eccolo qua. Quindi questo lo possiamo mettere via, via un altro chilo di roba. E vediamo qua, in questo libro più recente, sono poi raggruppate la maggior parte delle opere che ho scelto. Allora, vediamo che cosa abbiamo scelto. Oh, bene, bene. Dunque, ho scelto di... Vediamo di, aspetta, ci sono ancora gli appunti della figlia, di Eugène Delacroix, La libertà che guida il popolo, che si trova al Louvre. Tanti anni fa l'ho visto, eccolo qua, il Louvre, e anche questo quadro, stupendo, stupenderrimo. Nella corsa qui la signora ha perso un pezzo di vestito, ma è comprensibile. Poi... di Francesco Hayez, Il bacio, che si trova anche questo a Brera. Ho saccheggiato Brera. Ecco qua. Strafamoso. No, non sono i baci Perugina, non fate così. E poi ancora, altro quadro leggermente famoso, che si trova al Museo d'Orsay a Parigi, ed è questo qua, che è Le Déjeuner sur l'herbe. Le voilà, ce la possiamo fare, scusate, ma questa è tutta quella carta patinata su cui si stampano i libri d'arte. Eccolo qua, molto famoso. Tante discussioni anche qui, le donne sono nude, gli uomini vestiti. Vabbè. Comunque, ma non è di questo che parliamo. Di questi tre quadri, quindi riassumendo, Delacroix, quel quadro combattente, il romanticissimo Hayez e il bacio e La
l'amico Edouard Manet del Déjeuner sur l'herbe, a che cosa l'ho associato? La vostra cara Gattaluna lo associa niente poco di meno che a La metà di niente di Catherine Dunn. Questo è di Guanda, bellissimo, vedete, una teiera rotta, molto molto evocativo il anche la copertina, degna di nota. Allora andiamo a vedere questo di questo libricino che cosa abbiamo detto noi ai tempi quando l'abbiamo letto. Vediamo, ce la possiamo fare. L'abbiamo letto, lo possiamo fare anche qui, nel 2000. Vediamo un po', eccoci qui, quaderno di lettura, diario di lettura del 2000, ed eccoci qui con La metà di niente. Una donna, non più giovanissima, sposata con figli, viene apparentemente all'improvviso lasciata dal marito. Tutta la sua vita deve essere rivista e a poco troverà in se stessa la forza di continuare ad esistere anche senza e soprattutto senza la metà che conta. Libro femminile femminista molto coinvolgente. Bellissimo libro che io consiglio anche agli uomini. Non dite soprattutto perché siete cattivelle, eh? È molto bello perché secondo me i personaggi femminili con questa loro presenza travolgente sono dentro i quadri che abbiamo notato. E voi direbbe, no ma scusa, ma Hayez, sono un uomo e una donna, fa niente, secondo me la donna con quel suo abito lucente azzurrino, mi spiace, ma buca il quadro. E quindi eccoli qui. La metà di niente di Catherine Dunn. Procediamo. Siamo solo al quarto, eh? Armatevi di pazienza. Vediamo un po' il quarto. Prendiamo il libro della figlia, che mi sa che mi si sta anche sfrantumando tra le mani. Anche il figlio ha studiato su questo. Allora, il quarto lo collego semplicemente a un autore in realtà, anche questo è conosciutissimo, trattasi di Marcello Dudovic e questo poster si trova all'Archivio Bolaffi di Torino, che è questo meraviglioso autore di poster pubblicitari. Questo in particolare è a tema Napoli, le novità estive evidentemente di un negozio di abbigliamento, forse della Rinascente, perché lui, ricorderete che Dudovic era l'illustratore ufficiale, diciamo, anche della Rinascente. A che cosa l'ho associato? Qui l'associazione è apparentemente più banale, ma l'ho associato alle opere di Elena Ferrante. Qui abbiamo L'amica geniale, casa editrice E.O., da cui è stata anche tratta una fiction televisiva tuttora in corso. Vi consiglio anche questa, se amate la Ferrante o anche se non l'avete mai letta, ve lo potrete gustare, anche e soprattutto se non siete proprio creaturine e avete vissuto quegli anni. Diciamo, siccome tutti quelli che hanno vissuto dal dopoguerra in poi possono apprezzare questa, perché l'ambientazione è semplicemente perfetta e comunque il libro è meraviglioso, come spesso succede, superiore all'immagine visiva, che tuttavia è assolutamente godibile. Quindi, Amica geniale, atmosfere misteriose, e come misteriosa l'autrice, perché chi è Elena Ferrante? Ecco, non lo sappiamo, si sono fatte delle ipotesi, ma chi sono io? Anch'io ho la mia piccola ipotesi, ma ovviamente non la dirò. Procediamo, perché Dudovic? Perché questa eleganza, perfezione, questo suo attraversare il tempo, come questa storia che attraversa il tempo. Poi
Siamo alla quinta opera. Allora, la quinta opera lo associo niente meno che a tre opere e a tre autori, anche questi col botto. Uno è, si trova a Vienna, ed è la Danae di Klimt, eccolo qua, questo qua. Poi abbiamo, questo si trova a Oslo, L'urlo di Munch. Io sono stata a Oslo, ma il quadro non l'ho visto perché avevamo pochissime ore, insomma, non l'abbiamo, non siamo riusciti a vederlo. E poi abbiamo niente poco di meno che, come non citare, Picasso, ed ecco qui, Guernica, che mi sembra che stia a Madrid, non sono mai stata a Madrid, insomma, comunque da vicino non l'ho mai visto, questo quadro. Ho visto diverse cose di Picasso, forse quando sono stata a Parigi, insomma, comunque non volevo adesso vantarmi. Ok, a che cosa abbiamo associato Klimt, Munch e niente poco di meno che Picasso? E qui dobbiamo calare, no l'asso, l'asso d'oro, di ori, e cioè lo associamo con Marcel Proust. Devo dare spiegazioni? No. Un pezzo da 90 insieme ad altri pezzi da 90. Questo è Alla ricerca del tempo perduto, che chi mi segue lo sa, tra primavera e estate ho letto questi 7 volumi. E vabbè, se amate leggere dovete leggerlo, se non lo leggete, che vi devo dire? Peggio per voi. Andiamo avanti, siamo addirittura d'arrivo, dai che ce la facciamo. Il sesto è questo quadro meraviglioso che l'ho visto, che sta a Milano, una collezione privata mi pare, di Giorgio Di Chirico, Le muse inquietanti. Beh, abbiamo visto anche tanti altri quadri, ma questo, come non essere colpiti da queste piazze misteriose, deserte, con queste onde lunghissime, eh? Meraviglioso. A questa opera io associo di Murakami IQ84. Però scusate, nell'emozione mi sono dimenticata, ma recuperiamo subito, di andare a vedere che cosa ho scritto a suo tempo dell'amica geniale. Ma recuperiamo, così vediamo l'amica geniale e IQ84. E dunque, vediamo un pochino. Lo recuperiamo subito. Eccoci qua. Quindi recupero il 5, la quinta opera e la sesta opera. La cerchiamo. La sesta opera, allora, ce la possiamo fare. Ecco qua, Marcel Proust, vabbè, non ve lo leggo, è sconfinata la mia modestissima recensione. Guardiamo però quella di IQ84. Comunque ho fatto anche un video su quelle, insomma, le emozioni, ecco, non è una recensione, che ho provato leggendo Proust. Allora, vediamo dov'è. Abbiamo detto IQ84, eccolo qua, i tre volumi di Haruki Murakami, romanzo fiume di più di 1100 pagine, meraviglioso fluire di parole, piene di fascino e di mistero. Due giovani protagonisti che si amano da quando sono bambini, ma non si sono più rivisti per i successivi 20 anni. Attraverso il tempo e lo spazio si ritrovano per dare vita ad una piccola cosa, un figlio misterioso. Bellissimo, ed è protagonista delle mie vacanze marine 2019, quindi l'anno scorso, quando eravamo felici e non lo sapevamo. Ma lasciamo perdere questi pensieri tristi. Devo spiegare perché l'associazione? Beh, l'abbiamo detto, no? Senso di solitudine, il mistero, donne misteriose, figure misteriose che compaiono e scompaiono dalla nostra vita. Veniamo all'ultimo,
l'ultima opera d'arte, vediamo un po' la settima. Ce la possiamo fare. Ecco qua. Allora, facciamo così. Gran finale, vi leggo cosa ho scritto dall'amica geniale, mi sono dimenticata ancora. Scusate, troppe interruzioni in questo video, eh? Allora, settima opera. Abbiamo Pelizza da Volpedo, il quarto stato che si trova a Milano. Anche questo l'ho visto, bellissimo. E di Segantini, ho visto diverse cose di Segantini, anche questo quadro è a Milano, credo di sì perché l'ho visto, ed è Pascoli di Primavera, ecco qua, Segantini, ammirevole, ce la possiamo fare. Eccolo qua, Segantini, ecco qui Segantini. E a che cosa abbiamo? Allora, a tutta questa milanesità non potevo non associare Giovanni Testori e il Ponte della Ghisolfa. Il ponte ho letto abbastanza di Testori. Il Ponte della Ghisolfa è una meravigliosa raccolta di racconti intrecciati tra di loro, anche questo l'ho letto l'anno scorso. Formano un romanzo che ispirò Luchino Visconti per Rocco e i suoi fratelli. Ne emerge una Milano plebea e amarissima negli anni 50. Sì, non devo forse spiegare molto di più. Voglio però chiedere venia ad Elena Ferrante e recuperare quello che ho scritto all'epoca, anche perché è una scrittrice che amo molto e mi spiace non leggere la sua parte. L'amica geniale, primo volume di una saga napoletana di due bambine e ragazze e poi donne, a partire dal dopoguerra. Un romanzo che promette molto bene anche nel suo seguito, suggestivo e emozionante, con lampi di angoscia. Non troverete qui nessuna Napoli da cartolina. Ma la sprezza e la violenza delle case ammassate su strade polverose, il Vesuvio come una massa lontana nella foschia e il mare lontanissimo solo uno spazio di pacificazione. Ed è lì che la protagonista, al sole e al mare, diventerà bella. Anche questo è un libro di educazione sentimentale, direi proprio una collana meravigliosa che anche questa vi consiglio, naturalmente tutti i libri che ho citato vi consiglio di leggere. Oh, mamma, sono stanca, eh? Allora, ringrazio ancora la cara Melania, ciao Mel, per avermi taggata. Ringrazio tutti voi se ce l'avete fatta a vedere fino in fondo questo video, siete degli eroi. E alla prossima, e nei limiti del possibile cercate di fare quello che vi fa stare bene. Ciao!